Ciao, ed eccomi qui per presentarvi per me un nuovo marchio che ho acquistato su Beauty Bay e di base questo video è impostato sulla palette occhi in cui vi faccio vedere come sono le varie colorazioni messe sugli occhi, però vi dico che dello stesso marchio ho preso anche una palette di blush. Devo dire che mi sta piacendo. Ne ho già utilizzato due colorazioni ed entrambi mi piacciono. Allora, il marchio di cui vi sto parlando si chiama così, Mitchell forse si legge, trovato su Beauty Bay. Quando ho preso questi prodotti, li ho ancora presi quando c'è stato il Black Friday, per cui li ho trovati scontati. Però vi devo dire che sto pensando di, adesso che li ho veramente provati, di spulciare di nuovo sul sito di Beauty Bay e vedere questo marchio che altri prodotti che c'hanno. Questa comunque è la palette di blush che ho preso, sono in polvere, ho già utilizzato il Lilla e mi è piaciuto. Questa mattina invece ho utilizzato questo, che è quello che mi vedete su. Mi piacciono come si sfumano. Questi blush, ci sono dei blush completamente opachi, dei blush che hanno dentro dei brillantini, ma forse neanche la videocamera li percepisce, perché volevo dirvi che non si notano molto, nemmeno a me che non piace il blush luminoso. Vi devo dire che questi blush piacciono, anche quelli che hanno quelle micro pagliuzzette luminosi, perché almeno su di me, per quello che ho provato io questi due colori, quelle pagliuzzette dorate, luminose, non sono molto visibili, per cui riesco ad utilizzarlo tranquillamente pure io. Dello stesso marchio, come vi dicevo, ho preso anche una palette occhi. Tenete presente che l'ho presa principalmente per il periodo invernale, perché vedete anche la palette esterna, che colori che c'ha. Mi è arrivata dentro questa pochette e dentro la confezione cartonata. Per quanto riguarda questa palette, è in cartone, c'ha uno specchio enorme, la suo fogliettino divisorio in plastica come su tutte le palette, e queste sarebbero le colorazioni di questa palette. Come vi dicevo, avendola presa in un periodo invernale, ho anche valutato di prendere qualcosa di poter utilizzare in inverno, poi dipende l'uso che ogni persona piace fare dei colori. Comunque, come vi dicevo, io adesso che l'ho provata sono veramente molto soddisfatta di questo marchio e veramente ho intenzione di spulciare se trovo anche dell'altro. Come polveri ci sono opachi, luminosi. Come luminosi non sono quei luminosi che ci possiamo aspettare tipo Natasha Denona o Huda Beauty, che ci mettono quelle pagliuzzette varie colorate all'interno dei luminosi. Questi sono più luminosi sui classici, però hanno una bella luminosità. Io sono riuscita a guardarmi anche sotto lo specchio del bagno in questo momento che ho registrato questo video, che i faretti del bagno quasi quasi rappresentano come guardarsi il look alla luce del sole. Vi devo dire che la luminosità mi è piaciuta. Infatti, come vi dico, sono molto soddisfatta di questo acquisto, di aver scoperto questo marchio. L'ho scoperto grazie agli sconti, perché personalmente ho voluto quest'anno, quando c'è stato il Black Friday, avventurarmi anche in prendere qualcosa di marchi che di solito non prendo. Così li ho pagati meno e se eventualmente proprio non mi piacevano, pensavo, almeno non ho speso il prezzo, non li ho comprati a prezzo pieno. Però vi devo dire che questi prodotti di questo marchio, Mitchell, mi hanno veramente stupito. Qui dietro c'è anche un sito web ufficiale, penso, questo qui, uno shop ufficiale, forse
Adesso non lo so, comunque io l'ho presa da Beauty Bay, anche perché visto che arriva dall'Inghilterra, se non sbaglio, Beauty Bay, non ho pagato dogana tranquillamente, perché per quanto riguarda il discorso dogana non c'è, però preferisco affidarmi a Beauty Bay che avventurarmi in un sito che non conosco, che non mi arrivi anche la dogana. E allora, queste qui come vedete sono le colorazioni. Di luminoso c'è questo, questi due, questo, questo e questo. Le altre colorazioni sono tutte opache, però facili da sfumare tra di loro, facili da abbinare tra di loro. C'è sia questo colore panna per illuminare qui sopra, che è il top, che di solito è quello più classico da utilizzare. Però vi devo dire che a me piace anche questo, in questo look qui sopra per illuminare mi sono messa questo e come vedete ci sta, non è che sia un colore pacchiano che stoni, che non dia luminosità a questo punto, veramente nell'insieme ci sta e vedete anche il look che ho creato, molto molto interessante, come vi dicevo il discorso dei luminosi, sì, ok, non avranno, guardandoli da cialdina, chissà quale particolarità di perle, però vi devo dire che niente niente male come presentazione di questi luminosi. Per esempio, io qui nella palpebra mobile, in questo caso, ho utilizzato questo e per inscurire un po' l'angolo esterno questo. Vedete che il risultato non è niente niente male, per cui sinceramente a me questa palette, questo marchio, perché visto che ho utilizzato anche i blush, ha stupito positivamente. Io adesso vi lascio il resto del video in cui vi faccio vedere, adesso spero di riuscire a comprimere il tutto in un video abbastanza veloce, che non sia eccessivamente lungo, però per farvi vedere tutte le cialdine, ho fatto 6 look, per cui cerco di averli ristretti il più possibile, giusto per farvi vedere come piace a me in questo tipo di video, di farvi vedere come sono realmente le texture e le colorazioni poi messe sugli occhi rispetto a quello che si può vedere in cialdina sulla palette quando la si acquista. Ok, vi lascio il resto del video e iniziamo a provare questa palette. Allora, ci sono due colori chiari, il classico panna opaco e questo qui. Io volevo provare questo qui nell'arcata sopraccigliare, giusto per provare qualcosa di diverso che non sia il solito panna che messo. Io ho poi ripreso il prodotto. Però mi sembra che, senza esagerare con la quantità di prodotto, che ci stia, giusto per variare un po' dai soliti colori. Per quanto riguarda la sfumatura qui, ci provo con questo verde. Come principio, come vedete, ho fatto queste due. Ho preso il prodotto proprio spennellandolo giusto due volte sulla cialdina, perché non conosco veramente la texture di questa palette. Vedete che tra i due colori mi piace la sfumatura che si sta creando. Mentre per quanto riguarda il discorso di dare profondità, ci provo con questo. Vi devo dire che, come i primi tre colori, vedete che si vede poco, per cui posso tranquillamente continuare a stratificarlo. Primo approccio con queste colorazioni, vi devo dire che gli opachi mi stanno anche piacendo, perché proprio come primo approccio vedo che si sfumano bene tra di loro.
Per quanto riguarda invece la parte qui e un po' anche il centro, volevo provare con questo colore luminoso. Sul pennello si è preso bene il prodotto e anche qui lo stratifico, ma vedo che si stende bene. Questo sarebbe uno dei colori luminosi presenti sulla palette. Mi muovo giusto perché possiate vedere che tipo di luminosità che può avere. Nella parte qui finale volevo provarci con il nero, prendo giusto un po' di colore per il fatto che adesso non so se la videocamera lo percepisca, però questo verde. C'è anche delle pagliuzzette sul nero, che poi logicamente stendendole non è che si notino molto, però mi ha portato l'idea di provare a metterlo con questo abbinamento del nero opaco qui dietro. Vedete che anche il nero si è presente, però riesco a gestirlo, non è quei neri che diventa quasi troppo pigmentato. E questo sarebbe il primo look. Nell'altro occhio ho rimesso il giallo che avevo messo qui. Vedete che aumentando l'intensità della quantità che si mette, si nota di più. Adesso, qui nella sfumatura, come opaco, continuo ad andarci di giallo. Che adesso devo un attimino notare se, vedete, stavo un attimino pensando se si vedeva la differenza tra i due gialli. Io di questo marchio per il momento ho scelto questa palette, però ce n'erano degli altri e non so se ne escano anche delle altre, perché ve lo dico perché mi sta piacendo le texture che sto trovando. Per quanto riguarda la piega qui, per dare un po' di profondità, ci provo con questo. Vedete che anche qui mi piace il risultato. Anche in questo caso prendo un colore luminoso e ci faccio la prima parte. Anche in questo caso tendo a stratificarlo. Come nell'altro occhio, utilizzo due colorazioni. Mentre in questo caso, nella parte qui finale, concludo con questo opaco. Vedete che anche tra opaco e luminoso il colore si sfuma bene, per cui veramente per questo primo approccio con questo nuovo marchio per me, vi devo dire che sto avendo delle soddisfazioni come sono le texture di questi prodotti. E per quanto riguarda i primi due look, questo sarebbe il risultato, vi devo dire. Per il primo approccio molto soddisfacente. Adesso proviamo veramente il panna. Vedete che è chiaro, è il punto giusto per dare luminosità. Io adesso ne ho anche il ripreso, però vedete che mi illumina giustamente qui sopra. Sfumatura, ritorno sul giallo. Cioè, giallo diverso da quello che ho utilizzato prima, perché c'è questo giallo e questo. Vedete che si sta stendendo bene e anche sfumando con quello che ho messo prima. Per dare più profondità allo sguardo, prendo questo che mi piace
piace la sfumatura che si sta creando di questi tre colori. Adesso in questo caso invece utilizzo tre colori per quanto riguarda la palpebra mobile. Parte qui davanti, parto con questo verde. Vedete che è bello acceso, bello luminoso. Parte centrale ci vado sempre di verde, diciamo che in questa palette devono un po' piacere i verdi, i colori gialli. Vedete che anche tra il primo colore e il secondo riesco a dare armonia ai due colori. Infatti il primo lo riprendo giusto per sfumarlo. Vedete come si crea una bella sfumatura. Nella parte qui finale ci vado di un opaco e prendo questo. Vedete che le sfumature si sono create, per cui veramente mi piace anche in questo caso, vedete che siamo sui toni del giallo verde. Nell'altro occhio ho rimesso il panna, questo qui, però adesso vado su colori più neutri, vado su questo marroncino nocciola. Devo dire che per quello che sto vedendo mi viene l'idea di spulciare di nuovo sul sito di Beauty Bay e valutare che altro tipo di prodotti tiene questo marchio. Perché veramente anche da questa palette mi sto vedendo anche come si sta sfumando bene anche questo colore se si vuole passare ad un look più neutro. Per cui diciamo che su questa palette gioca un po' sul verde e sul neutro. Mentre per quanto riguarda la sfumatura, la piega qui per dare intensità, ci provo che c'è, ho sbagliato pennello, ci provo che c'è anche questo arancione. Ho appena dato un pop di normalità e passo già a qualcosa di più colorato. A parte che quello che vi sto facendo vedere in questa tipologia di video è giusto per darvi un'idea di come sono le colorazioni. Poi per gli abbinamenti diventa anche un discorso personale e come gestirlo anche nel truccare entrambi gli occhi uguali, perché io adesso, come sapete, voglio solamente mostrarvi le varie colorazioni sugli occhi. E questo sarebbe l'arancione, diciamo che da quello che mi ero immaginato guardandolo sulla ciallina, che mi sembrava più fluo, mettendolo così mi sembra che dia quasi armonia, che ci stia, che ritorni su un effetto naturale. Per quanto riguarda invece la palpebra mobile, primi due luminosi, 1 e 2. Più chiaro sapete che lo uso in questa parte dell'occhio. Parte centrale ci vado di questo. Ecco che qui come luminosi siamo veramente su un discorso alquanto naturale. Una cosa che mi sembra di notare, adesso non so se dipende anche dalle luci, è che tra il primo che ho messo qui e il secondo ci sia poca differenza tra le due colorazioni. Non è un discorso che noto subito come mi accorgo qui tra giallo e verde. Qui, anche se il primo è sul giallino e il secondo sul rosa antico, non so adesso come si possa notare, però quello che vedo io guardandomi sullo schermino è che si veda poco la differenza. Nella parte qui finale ci provo con questo, che è un opaco, e guardandolo da ciallina, perché in questo caso volevo anche prendere un colore che non fosse eccessivamente troppo scuro rispetto al resto, perché sennò mi sembra di non stare in armonia con il tono di quello che è anche luminoso.
per cui ho scelto questo colore sul grigino, che nulla toglie in questo momento, mi viene l'idea, qui nella piega che ho utilizzato l'arancione, di utilizzare eventualmente anche questo per creare proprio un look più armonioso, più naturale. Ed ecco creato anche questo look. Vedete che di qua siamo già su toni che, anche se mi allontano un po', danno più quell'aspetto di un look neutro. Però, come sapete, spesso e volentieri su di me mi vedo bene anche questo tipo di colorazioni. Vengo anche aiutata dal fatto che, avendo l'occhio incappucciato, anche se metto colori vivaci, come vedete, quando sto normale con l'occhio si vede giusto questa riga di colore vivace, il resto poi è più sul naturale. Ultima clip, mi mancano dei colori opachi, per cui ho già messo da una parte il panna e da una parte giallo, solamente che questa volta, al posto di utilizzare questo più neutro, ci sono andata di questo giallo. Vedete che forse per i miei gusti adesso siamo un po' troppo colorati, per cui, però vi dico che volevo provare gli ultimi quattro colori, per cui vediamo cosa ne esce. Allora, per quanto riguarda il colore giallo, qui per fare la sfumatura ci vado di questo colore, che questo è uno di quelli opachi che non vi avevo ancora fatto vedere. Diciamo che per me adesso, come vedete, è una prova, però se avessi messo questo verdino più chiaro, forse mi sarebbe piaciuto di più. Comunque, nulla toglie che, a parte un gusto personale, i due colori li vedo bene insieme. Mentre per quanto riguarda la piega, per dare profondità, uso questo marroncino. Vedete che in questo caso ho provato a pucciare un po' più col pennello, vedete che il colore è più presente. Io adesso qui ve lo sfumo anche sulla palpebra mobile, per il fatto che non sto lì a farvi la palpebra mobile, perché vi ho già fatto vedere tutti i luminosi. Questo è giusto per mostrarvi gli ultimi opachi che non ero riuscita a farvi vedere negli altri due clip. Vedete che come colori ci siamo, e mi piace anche la sfumatura che sto vedendo. Sono colori che sfumati insieme sono anche belli da vedere. Mentre nell'altro occhio vado di questo colore, sempre per fare qui la sfumatura. Vedete che anche questo colore è bello pieno e riesco a sfumarlo tra i due colori. Vedete che ho dato una bella botta di colore di questo vinaccia. Per finire, rimanendo sempre nel stesso tono di colore, per dare profondità prendo questo. Vedete che quei colori, a parte che forse devo un attimino riprendere il prodotto, perché mi dà l'impressione che questo tipo di colorazioni, no, beh, aumentando l'intensità si vede, però sono alquanto simili tra di loro. Giusto per farvi vedere un altro giro di colori che ci sono su questa palette. Anche in questo caso lo sfumo un po' verso la palpebra mobile, perché, come vi dicevo, questi erano gli ultimi colori che non ero riuscita a farvi vedere nel creare gli altri look. Ed ecco qui, adesso sì, abbiamo veramente finito.
Con queste tre clip e sei look vi ho fatto vedere tutte le colorazioni presenti in questa palette. Ed eccomi qui per la conclusione. Come vi dicevo, come vi ho fatto anche vedere, adesso non so, dite adesso che avete visto il video, scrivetemi pure la vostra opinione di cosa pensate di questo marchio, ma sinceramente a me è piaciuto, per cui sono piaciuti questi due prodotti che ho preso di questo marchio, sia la palette occhi che anche la palette blush, sinceramente molto molto interessanti di questo marchio. Ok, vi ho fatto vedere questo nuovo marchio per me. Io adesso vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!